come scopo complessivo dell'umanità, io affermai che essa deve formare un'unica chiesa puramente morale, uno stato interamente politico, e sottomettere la natura priva di ragione al comando di una volontà. Mi fermo per ora alla prima parte di questo fine, all'educazione, alla pureticità e alla religiosità, e comincio con una tesi affatto divergente dalla consueta, che cioè non vi è alcuna educazione e cultura massonica per la moralità. Inoltre, non vi è in generale, in nessuna parte, una tale educazione, né può esservene alcuna, ed è senza dubbio uno dei tratti caratteristici più nocivi della nostra epoca, che ancora si abbia questa credenza, in quanto così si dimostra apertamente che ancora non si conosce punto la vera eticità. Ella si scambia con quella medesima capacità pratica, osservanza alle leggi e simili, per cui certamente vi è un'educazione. L'eticità, si parla spesso di pura eticità, mentre si dovrebbe dire senz'altro eticità, perché non vi è un'eticità impura, e ciò che è impuro è appunto per questo anche non etico. Pertanto, l'eticità consiste nel compiere il proprio dovere chiaramente conosciuto con assoluta libertà interiore, senza alcun impulso esterno, esclusivamente perché esso è dovere. Questa decisione l'uomo può attingerla soltanto da se medesimo. Non può apprenderla, né sentirsela dimostrare, tantomeno esservi indotto dalla preghiera, dal pianto o da costrizione di sorta. Questa eticità che risiede all'interno dell'uomo è in generale soltanto una, quella buona volontà di cui testé dicemmo. Qualche cosa di positivo che non è capace di accrescimento né diminuzione, non di scambio né di mutamento per via delle circostanze, quindi non può esservi, come talora si opina, nessuna particolare eticità massonica. L'unica vera eticità è quella a cui pensavo quando scrissi che vi sono oggetti i quali, non essendo assolutamente oggetti della cultura sociale, nemmeno potevano essere oggetto della cultura massonica. Intorno ad essi si può venire a discutere solo con se stessi e con Dio, ma in nessun modo con chiunque altri. E nei loro rispetti la massoneria sarebbe anzi una profanazione. Certamente vi sono speciali doveri che la massoneria impone ai suoi membri e che questi non avrebbero se non fossero membri di questa società. Ma se questi stessi doveri si osservino per puro amor del dovere o per altri moventi, è questione che risolve per conto suo l'uomo, non il massone. Sebbene non vi sia dunque alcuna particolare eticità massonica, però vi è una speciale religione massonica o, per evitare ogni malinteso, una speciale concezione massonica della religione. E appunto per questo anche un'educazione massonica alla religione. Si capisce? Alla religione morale, non chiesastica, con la quale la massoneria non ha assolutamente nulla a che fare. Consideriamo ciò più da vicino. La massoneria, giusta la sua missione da noi indicata, deve eliminare da ciascun singolo ramo della cultura umana la parte accidentale che gli hanno aggiunto le condizioni di tempo e di luogo, nonché l'unilateralità e l'esagerazione che dovette sorgere per il distacco di questo singolo ramo dal ceppo complessivo della cultura,
e porre tutto l'umano nella sua purezza, secondo la sua connessione in seno al tutto. Questo è per noi il suo carattere, che essa deve confermare anche nel caso proposto. Ora, la cultura religiosa ha senza dubbio assorbito nella maggiore società moltissimi elementi accidentali e unilaterali, e se è mai necessario che siano nuovamente soppressi gli influssi di questa forma di cultura, ciò deve avvenire seguendo la via massonica. Le idee religiose dei popoli si sono, ne può in vero essere altrimenti, conformate ai loro costumi e usanze, alle loro visioni della vita umana, alle loro scienze ed arti, sulle quali hanno tutte quante lo stesso diritto, tanto l'una che l'altra. Senza dubbio, la divinità è apparsa loro in complesso e fra loro si è potentemente rivelata. All'ebreo nella sua miracolosa salvazione dalla schiavitù d'Egitto, al romano nella fondazione del suo Campidoglio eterno, agli arabi, quando in mezzo a loro un uomo riunì le orde disperse e chiamò alla vita uno smisurato impero, quasi dal nulla. Se non che, quando essi combattono fra loro e l'uno rinnega la storia dell'altro e gli vuole imporre la propria, come se fosse l'unica, allora cominciano ad avere torto. Ogni uomo che nasca nella società nascerà necessariamente in una determinata parte di essa, dentro l'ambito di una qualche nazione, e riceve insieme con le rimanenti fattezze della nazione anche questa forma esteriore e nazionale della religiosità. I teologi di tutte le nazioni si sono sempre affaticati per elevare lo spirito della loro classe ad un livello universalmente umano, e vi sono riusciti anche troppo. Questa forma affatto accidentale, che non è puramente umana, ma un contrassegno di umanità, l'uomo perfettamente evoluto deve deporla. Egli non deve essere né un giudeo, né un amico incirconciso del giudaismo, né un romano o un arabo che ha in quanto tale la sua religione, ma diventare assolutamente un uomo che ha anche una religione. L'idea religiosa nella maggiore società, per il fatto che essa è divisa dalla rimanente cultura umana e che dovette venire affidata ad una particolare associazione, alla Chiesa visibile, ha conservato una unilateralità indisconoscibile. Per l'uomo che nulla ha da fare e nient'altro deve fare se non convertire altri alla religione, la religione, quella cioè che egli deve procurare altrui, è assolutamente fine e unico fine della sua vita. Egli la riconosce per tale e ne ha pieno diritto. Privo del puro sentimento umano, egli viene facilmente indotto al tentativo di voler rendere ogni cosa a sé intorno uguale a lui medesimo e far diventare per tutti la religione, il che qui non si riferisce più per lui a quelli che la procurano ad altri, ma piuttosto a quelli che la debbono avere per conto proprio, facendo diventare questa religione fine e compito unico della vita. E viene facilmente indotto ad ammonire coloro che gli sono affidati, a mettersi una buona volta in regola, a diventare veramente pii e a mirare senza pregiudizi verso l'Eterno. Gli si crederà, lo si ubbidirà e, la sentenza più indulgente che io possa dare, si acquisterà uno spirito religioso assai unilaterale. Non così il vero massone, al quale questa lotta per una divina beatitudine per sé stante appare del tutto simile agli sforzi di un uomo che aspiri a nuotare e a nuotare elegantemente senza entrare nell'acqua. Egli non conosce alcuna aspirazione all'Eterno, fuorché il coscienzioso perseguimento del temporaneo per puro amore del dovere. Non gli vien desiderio di volgere la mira alla gemma celeste che egli non può scorgere,
ma solo mira allo scopo terreno prefissogli nella salda fiducia che dietro vi sia nascosto il fine celeste e che questo verrà a lui senza sua ulteriore fatica, purché egli abbia raggiunto il fine terreno. Per lui la religiosità non è già nulla di isolato e per sé stante, tal che si possa essere ben forte in fatto di pietà, ma debolissimo e assai arretrato nel rimanente, ed anzi uomo cattivo. Egli non è religioso, ma pensa e agisce religiosamente. La religione non è per lui un oggetto, ma soltanto l'etere in cui gli appaiono tutti gli oggetti. Egli rivolge interamente tutta la sua forza ad ogni opera che quaggiù gli si presenti. E l'osservatore potrebbe pensare che per lui non ci sia da occuparsi d'altro che del conseguimento di questo scopo e che questo esaurisca pienamente tutto il suo essere e tutte le sue fatiche. Ma, di fatto, egli non si preoccupa punto della mera esistenza di questo scopo, il quale di per sé non ha ai suoi occhi il minimo valore. Soltanto per l'Eterno, a lui invisibile ed inafferrabile, ma che è celato dietro a questa scorza dell'elemento terreno, egli si affatica. E solo a causa di questo bene riposto, ha un significato per lui ciò che vede l'osservatore. Il suo intimo senso è sempre nell'eternità, le sue forze sono sempre tra voi. Ma non gli è concesso di vivere solo con questo senso nel cielo, sulle ali dell'immaginazione, e lasciare frattanto riposare le forze sulla terra, poiché non si dà senso alcuno senza forza attiva, che purga alcunché da sentire. La classe particolare a cui è affidata l'educazione religiosa della maggiore società e che non vede né può vedere altra efficacia del suo ufficio all'infuori di questa, perché essa di fatto, quand'anche procede al vero scopo, deve rimanere invisibile, può facilmente essere indotta a cercare di considerare l'utilità e procurare al suo ufficio un'efficacia visibile e comprensibile, alla sua attività un influsso sociale e civile. Chi fra questi membri della classe la pensa in tal modo, ricorre poi al consueto espediente di voler trarre gli uomini alla moralità con il timore delle pene oltremondane e con la speranza di un'eterna ricompensa e chiamar ciò religione. Infelice. Egli non sa che quanto egli ottiene per mezzo del timore e della brama di compenso non è assolutamente moralità, ma solo esteriore onoratezza e ossequio alle leggi, e che egli, per quel che sta nelle sue forze, contribuisce ad uccidere per sempre coloro sui quali esercita l'opera sua, tanto nei riguardi della moralità che della religione. Non così il massone, il quale sa che nella maggiore società, là dove non v'è eticità alcuna, bisogna che si ottenga perlomeno l'esteriore osservanza alle leggi, e sa come sia un pretesto falso, anzi sommariamente pericoloso, il ritenere questa osservanza delle leggi una preparazione alla moralità, mentre essa dovrebbe sussistere e venir conservata nella sua integrità con ogni sforzo, affinché la società umana possa durare intatta. Ma egli non si dedicherà mai a questo scopo, perché sa, altresì, che lo Stato ha già istituito a tal fine prigioni e case di disciplina ed altre note istituzioni, ed è ben lontano dal desiderare che la cosa più santa che abbia l'uomo, la religione, sia avvilita fino a cercare di sostituire gli sbirri mancanti. Per quel che concerne il massone stesso e la società massonica, si capisce da sé che,
chi ancora ha bisogno di essere disciplinato con il premio e la pena per conservarsi uomo onorato, non può appartenere a questa società, in quanto lontanissimo com'è dall'aspirare ad un miglioramento dell'educazione da lui ricevuta per la società, manca di questa stessa cultura. Sicché non c'è da far conto sopra un tale individuo nelle imprese massoniche. Il massone deve fare il bene ed evitare la colpa per sentimento del dovere, o almeno per sentimento dell'onore, quand'anche, sebbene ciò non sia possibile, egli non avesse la benché minima nozione o credenza di Dio e della religione. E questo non come massone, ma come uomo che sia anche soltanto capace della massoneria come noi la intendiamo. Pertanto il massone non può voler considerare né usare la religione come stimolo alla virtù, non fosse che per l'unico motivo già enunciato, perché essa non può essere tale, in quanto è contrario alla virtù tutto quel che si fonda sopra uno stimolo esterno. Senza danno potrebbe tuttavia la religione essere usata per tranquillizzare lo spirito e il cuore, per calmarli con lo spettacolo dell'evidente contrasto fra la legge del dovere e il corso del mondo. Ma anche a tal uopo essa non verrà usata dal massone perfetto, in quanto egli non ha bisogno di tale conforto. Certamente ognuno è tratto a bella prima verso la religione dalla contemplazione di quel contrasto. Dal mio intimo mi è posto un fine, quell'ultimo fine terreno dell'umanità, e mi sono date azioni, fatiche, sacrifici da compiere per questo fine. Non posso rifiutarmi di obbedire a questa voce che parla nel mio cuore. Ma quando osservo lo svolgersi delle circostanze e dei destini del mondo, ogni mio lavoro per questo fine mi pare perduto, anzi, talora sembra essergli di impedimento. Pare che tutto venga guidato, bene o male che sia, da una cieca forza invisibile, senza riguardo di sorta per il mio lavoro, come appunto accade. Questa considerazione, che tosto si impone all'uomo coscienzioso, ma freddo osservatore, è quella che conduce l'uomo alla religione e gli si presenta in luogo del fine terreno, del quale egli dispera, nonostante che non cessi di lavorare per esso, un fine invisibile, eterno. È forse pertanto il bisogno che lo conduce alla religione. Ma l'uomo perfettamente voluto, quale io voglio pensare, una buona volta, il massone, non si ferma a questo punto. Ora che egli ha la religione, che essa è divenuta parte costitutiva di lui medesimo, egli non ne sente più il bisogno, appunto, perché la possiede. La legge del dovere e il corso del mondo non si contraddicono più, perché egli conosce un mondo più alto, di cui questo porge soltanto quella parvenza che lo travaglia. Il dubbio che lo spinse alla fede è ora per lui risolto, per sempre. Il che fa sì che ora la sua religione acquisti appunto il carattere che per essa ho più sopra indicato, di essere cioè per lui non più oggetto del suo operare, ma, per così esprimermi, organo e strumento di ogni sua attività. Essa non è per lui alcunché che egli ancora si foggi per trarne a sé ricordo e ammonimento, ma ciò per cui mezzo egli fa inconsapevolmente ogni altra cosa. Essa è l'occhio della sua vita che egli, quando è lasciato a se stesso, e quello non gli viene riflesso da uno specchio di artificiosa riflessione, non vede, ma col quale vede tutto il resto di ciò che gli viene
alla vista.